Ciao a tutti e coach, in questo nuovo video di Nazuma Levengo Galaxy Supernova siamo in un nuovo episodio delle Pyro Battles. Iniziamo subito allora con la sfida di oggi. Vi lascio subito qui il commento di Marco che mi ha chiesto anche di salutarlo, quindi un saluto subito. Poi non ho altri saluti da fare, quindi alla fine non ne farò, però visto che lui me l'ha chiesto di, proprio nel commento in cui mi ha detto la squadra, mi ha fatto la proposta, diciamo, della sfida, diciamo lo saluto anche adesso. Comunque, la sfida di oggi consiste nel battere gli Arions. Non ci sono particolari obiettivi da raggiungere. La squadra l'ho chiamata Storm perché voi nel commento giustamente vedete, non mi ricordo cos'era, Tornado Galattico se non sbaglio. Non mi ricordo se mi aveva scritto così o no. Però comunque dopo nei commenti io vi ho detto che non ci sarebbe stata la scritta che mi ha detto lui, e quindi mi ha detto un altro nome, cioè Storm, un nome molto più breve. La divisa ho messo quella della Inazuma Legend Japan, spero non intendesse quella della Inazuma Japan Earth 11, in senso prima del Gran Celesta Galaxy, spero che intendesse questa. E vi faccio vedere velocemente la squadra. Abbiamo Mark Adulto, Fei, che ho messo in difesa, anche se sarebbe un attaccante addirittura, però proiettile d'aria. E poi in mancanza di altri difensori ho messo Fei in difesa, anche perché a me piace usare Fei in difesa. Anche sul Ghost Strikers 2013 l'ho sempre usato in difesa. Vabbè. Poi abbiamo Gabi, Sor. Mi sembra anche in generale una buona squadra. Qui Lancer, maledizione, mi sono dimenticato di dargli una Soul, perché se non sbaglio gliel'avevo data, però non mi ricordo. Vabbè, non mi ricordo, comunque gliel'ho tolta. Se non sbaglio lui quando lo si recluta non ne ha di spiriti, non ha né spiriti né soul. Però io gli avevo data una, infatti come vedete c'è lo spazio, solo che gliel'ho tolta se non sbaglio per motivi, diciamo, che perché me ne mancavano altri per la squadra definitiva. E poi mi sono dimenticato di mettergliene uno prima di questa partita. Vabbè, tanto non credo che lo useremmo. Poi abbiamo Arion maximizzato con Arion Miximax R2. Abbiamo Desmodus, Zanark, Victor, Bylong e Simeon. Più o meno è la squadra che uso di solito. Molto più o meno è la squadra che uso io di solito come definitiva. Ci assomiglia un po' perché molti giocatori li ho presi esattamente dalla stessa squadra. Esempio Mark, Bylong, Simeon, Desmodus, ce ne sono molti. Anche Arion forse l'ho già detto. E comunque no, oh mamma mia, cosa sto facendo? Mamma mia, iniziamo bene, oh. E ecco, appunto. Poi appunto stiamo giocando contro gli Arions, mi sembra anche giusto usare Arion, no? Perfetto, e soprattutto... Ah, era uno scontro Arion contro Arion, non me ne ero accorto, wow. Notevole la cosa. Comunque non ci sono divieti, diciamo, di utilizzare particolari abilità, ad esempio... Grande, intanto, peccato. Dicevo, non ci sono divieti sul fatto di usare tipo spiriti o tecniche o soul. Qui non userei niente, anche se loro... Oh mamma, spazio zero. Quanto ho odiato questa tecnica nel Go. Che vi ricordo... No, ho sbagliato, non ho cliccato. E qui rischiamo di prenderlo il gol. Invece no, perché io uso il portiere, lo spirito del portiere. Spirito o la soul? Direi di fare la soul, visto che usiamo sempre lo spirito. Cos'è che stavo dicendo? Ah sì, vi ricordo che sul canale, se magari non ve ne siete accorti oppure siete nuovi iscritti, c'è una serie di Nazuma Eleven Go Ombra, gameplay completo, che stiamo per terminare. Quindi vi consiglio di vederlo se non l'avete ancora visto, perché veramente una bellissima serie secondo me. Comunque la stiamo per finire. E poi, mamma mia, no, non ci voleva questa. E poi farò le votazioni, diciamo, per la serie del Chronostone, che quando farò le votazioni io vi dico già che se veramente la volete votate sì. Però, cioè ovviamente non posso controllare, giustamente. Però mi farebbe piacere che la seguiste se votate sì. Perché non mi piace, diciamo, fare... Non mi piacerebbe fare una serie che è votata dagli iscritti ma poi non seguita. Quindi pensateci bene, se la seguirete io la faccio volentieri. Se no, votate no e farò qualcos'altro. Qui io non attiverei niente, al massimo usiamo qualcosa dopo. Tanto possiamo rischiacciarlo anche noi il tasto.
Comunque questa cosa qui sul sondaggio del Chronostone ve la rispiegherò in un altro video apposta. Prima finiamo il Go che è meglio. E adesso usiamo, sì dai, il suo spirito originale. Cioè Evera e non Pendragon che gli ho insegnato io. No, mamma mia, cosa ho fatto? Non ci posso credere. Incredibile, incredibile. Guardate lì dov'è il portiere. Non ci credo. Ho rischiato tantissimo qua. Ho rischiato tantissimo. Intanto valore incredibile 4248 Mortal Smash. E qui non riesce a parare il tiro, quindi c'è l'1-0, grandissimo Simeon, perfetto. E qui no, replay no, ok, perfetto, meno male. Nel Galaxy si possono saltare, questa è una bella cosa. È anche una bella cosa il fatto di schiacciare un tasto, quello lì che vedevate prima a destra, quando si fa il calcio d'inizio. Quel tasto a destra indica che si può uscire. Adesso qui cosa facciamo? Sarebbe tattico usare l'armatura, ma invece io non la uso. Proviamo a fare l'attacco, visto che pure Arion ha fatto la stessa cosa. Vediamo chi vince, attenzione. Attacco dello spirito. No, ci ha distrutti. Maledettissimo. No, ma qua non posso usare veramente 63 PT. Cioè è vero, io gli ho dato la tecnica, gliel'ho pure fatto aumentare livello, però non posso sprecare veramente così tanti PT. Anche qui. E spero con Gabby lo devo fare, purtroppo. No, non dirmi che usa. Non puoi superarmelo. Non puoi superare Gabby. Grandissimi. Gli abbiamo fatto sprecare l'armatura. Ottimo così. Perfetto. Addirittura colpo critico. Ecco perché. Se no l'avrei. Cioè, se no avrei qualche dubbio che avremmo vinto la sfida. Lo scontro diretto. Vabbè, vediamo un po'. No, vabbè, qui era abbastanza scontato che ci rubava palla. Però Faye e Desmodus non hanno ancora toccato palla, o sbaglio? Però Gabi sì che ce l'ha lo spirito, è vero. Brunilde, ma io sì. Dai, usiamo lo spirito di Gabi. Anche se poi non possiamo più utilizzarne. No, è vero, c'è. Sì, uno ce ne avanza. Perfetto, attenzione, scontro fra spiriti. Direi di usare, mamma mia, appena 90 PSG. Ne ha pochissimi. Vabbè, usiamo lo spirito, cioè la tecnica dello spirito, che non vedevo da un sacco di tempo. E non mi ricordo neanche come si chiama, vedete come sono messo bene. Aspetta, era bandiera del... Come si chiamava? Maledizione. Bandiera, oh mamma mia, non me lo ricordo. Vabbè, lasciamo perdere. Spero che ci sarà ancora qualcuno che me lo scriverà nei commenti, perché ultimamente quando io non mi ricordo dei nomi, e succede spesso, quindi non solo ultimamente, quando io mi dimentico dei nomi c'è qualcuno che me lo scrive nei commenti. Infatti lo ringrazio, perché sennò sarei fregato, io non avrei speranze di ricordarmene. E non avrei neanche speranze di rubare palla dopo che finirà l'armatura di Gabi, perché veramente saremmo messi male anche in difesa. Purtroppo ci sono solo due difensori veri in questa squadra, per il resto mi piace anche come squadra. Però la difesa e il centrocampo, cioè ci sono troppi attaccanti. Magari qualche difensore in più sarebbe stato meglio. Però come scelta, diciamo, dei giocatori, mettere Victor, Bailong e Sol. Victor Bailong e Victor. Geniale la cosa, no? Victor Bailong e buono intanto qui. Valore totale più 250. Victor Bailong e Simeon. Ora l'ho detto, grandissimo. E attenzione perché qui Arion usa Arashita Tsumaki Hariken. Vabbè che il valore è bassissimo. Però è una tecnica molto potente. Però guardate come la pariamo col nostro Mark. Grande lui, 2200, perfetto. Adesso direi di andare a segnare. Va, guarda che contropiede. No, non è vero. Volevo usare la tecnica, però ho preferito evitare. Mamma mia, il giro di vento costa 99 PT. Ma io lo uso, attenzione, questa volta io lo uso. No, non ci posso credere. Non ci posso credere. Veramente è successo ciò. Veramente ha fatto quasi il doppio del valore del nostro valore totale. Ma siamo seri?
Cioè, per una volta che uso una tecnica costosissima, me la battono. Vabbè. Finito il primo tempo, siamo solo 1-0, ma per fortuna nostra non c'erano particolari obiettivi come gol da raggiungere, quindi possiamo stare tranquilli, l'importante sarà vincere. Anzi, se non sbaglio, nel commento non c'è neanche scritto di vincere. Adesso non ricordo male, ma mi sembra che era così. Vabbè, in ogni caso io non è che perché non c'è scritto non vinco, anzi cercherò di vincere, però poi come vedete in queste ultime sfide soprattutto sto cercando di fare prima quelle più complete. Tipo, aspetta un po', vediamo. Fallita ovviamente. Dicevo, sto cercando di fare le sfide, le proposte più complete. Ad esempio quelli che mi scrivono tutto quello che chiedo, tipo i giocatori, la squadra avversaria, perché ce ne sono anche di quasi complete, solo che ad esempio mi manca un particolare. Vabbè, se il particolare è la divisa o lo stemma, lo scelgo io. Però ad esempio il particolare che potrebbe essere la squadra da affrontare, oppure la squadra da utilizzare. Con queste cose io non posso fare la proposta che mi dite se non mi dite, cioè non specificate tutto. Vabbè, lo stemma e la divisa non fa niente, vi ripeto. Però almeno le squadre cercate di dirmele. Noi adesso stiamo continuando a fare parate perché veramente il nostro Mark non ne può più. E prima o poi mi sa che segneranno anche, perché furia di andare avanti così. Ecco, tipo ora mi sa che è la volta buona che segnano. Vediamo un po', mi sa che stavolta segnano veramente. Purtroppo mi sa che va male. Vediamo un po', vai Mark, vai, prendila Mark. Grande Mark, mamma mia, paratona incredibile. Attenzione, Desmond stocca palla per la prima volta in tutta la partita. Allora facciamogli usare una tecnica già che ci siamo. Se no la prossima partita, se no la toccherà di nuovo la prossima partita. Invece adesso gli facciamo fare una cosa utile e un passaggio, attenzione. Andiamo avanti con Bylong. Attenzione, filtrante. No, Simeon, non dovevi prenderla te, maledizione. Perché l'ha presa Simeon? Perché? Qui non abbiamo molte speranze, però potrei usare la tattica, ora che ci penso. Usiamo la marcia dei pinguini, visto che anche qui non ci sono... Mamma mia, anche qui eravamo messi male se non la uso subito e istantaneamente. Allora, dov'è la marcia dei pinguini? Mi sa che era... No, eccola qui. Perfetto, Penguin Carnival. Adesso direi che la strada per la verso la porta è spianata, praticamente. Anzi, andiamo avanti così, poi la ripassiamo indietro, magari usando anche lo spirito di Bylong. No, è qua. Sì, c'è solo Viverna Bianca, perché di solito ce l'ho maximizzato con Victor. Infatti Victor dovrebbe avere Super Pegaso alato. Perfetto, allora direi di usare, non so se fare, abbiamo Spinning Transom e Tenchi Raimei. Io non uso la tecnica dello spirito, uso questa. Attenzione, guardate qua che tecnica gli ho dato a Bylong e quanto è potente soprattutto. Mamma mia, guardate qua. Che tecnica, la prima di Alpha, vi ricordate? Poi contro gli Arions, mamma mia che coincidenza, contro gli Arions l'abbiamo usata addirittura. Cioè mi sa che è la prima volta che la uso, forse dalle partite galattiche. In questa serie sicuramente è la prima volta. Ma l'ultima volta mi sa nelle partite galattiche che l'avevo usata. E qui, no, mamma mia, vai grande Desmodus. Grande Desmodus. E grande Desmodus un bel niente, sapete? Grande Desmodus, perché l'ho detto? No! Qui non possiamo... Ah sì, invece possiamo usare la Soul Strike, però... No, dai, usiamola, tanto dovrebbe aumentare di livello. Livello 3 questa volta non è valore totale più 250, ma... vabbè, un'altra cosa che non ho fatto in tempo a leggere, forse aumentano un po' gli SP, non lo so. Vabbè, vediamo prima se la para, in teoria dovrebbe farcela molto tranquillamente. Beh, è sceso un bel po' il valore, però è anche finito la sua soul, se non sbaglio. Andiamo a vedere Mark se ha finito veramente la soul. No, invece no, non l'ha finita. Come vedete lì in basso c'è ancora l'aura della sua soul. Vediamo di combinare qualcosa di buono almeno stavolta, però Desmodus, eh? Ok, perfetto. Meglio aspettare a parlare prima che poi fa la fine di prima.
tipo o perde lo scontro diretto oppure fa un fallimento. Andiamo però a segnare il secondo gol, perché è triste finire 1-0. Tipo, se c'è qualcuno... No, Bylong! Non ci credo. Mi sa che questa volta segniamo un solo gol, sapete? Mi sembra proprio che sia così la storia. Anzi, è già tanto se... Secondo me mi sa che... Cioè, secondo me è già tanto se riusciamo a non prenderlo il gol. Vediamo un po' con Gabi. Mamma mia, c'è rimasta solo la prima tecnica di Gabi. E ovviamente non abbiamo speranze. Prima tecnica di Gabi, cioè cinta di nebbia. Attenzione, me lo sono ricordato però stavolta. Cioè, anche stavolta uso la tattica, perché almeno abbiamo speranze di segnare il secondo gol. E abbiamo anche speranze di non prenderlo un gol. Quindi andiamo avanti ancora con Bylong. Poi magari la passiamo, anzi senza magari, la passiamo a Victor se corre magari. Questa volta... No, Victor! No! Non ci credo! Cosa ha fatto Victor? Si è fatto anticipare in quel modo. Però dai che forse ci sono ancora speranze per segnare il secondo gol. Io lo devo segnare. Siamo al 28esimo. Vai, Simeon. Mezzo per Victor. Attenzione! Forse ce la facciamo. Victor dovrebbe avere... sì, Super Pegaso. Dai che ce la facciamo. Se non finisce ora, però... Dai, tiriamo in porta, forza. Grandissimi, a 10 secondi dalla fine. Io voglio rischiare di non farcela e usare tornado di fuoco doppia direzione. Voglio rischiare di non farcela. E forse non farcela proprio, secondo me. Potrebbe anche finire male in questo modo. Ma ci provo comunque, perché ormai siamo alla fine e si può rischiare. Oh, mamma mia, che basso sto valore. Vediamo un po' cosa farà il portiere. Usa l'armatura, ciao allora. Possiamo dire addio alle nostre speranze di segnare il secondo gol, secondo me. E invece no, c'è il 2-0. Incredibile, non me lo sarei mai aspettato. Cioè, ho visto che usa pure l'armatura, basta, è finita. Non segnerà mai. E invece, guardate cosa è successo. Mamma mia, che campioni. Troppo forti siamo. Perfetto. Allora, anche per questo video abbiamo finito la nostra sfida. Abbiamo vinto 2-0 con gol proprio alla fine, un gol incredibile alla fine, con Victor, ma veramente al 31esimo, pure, nel minuto di recupero. Abbiamo ottenuto un manuale difensivo anche, guardate lì, e un extra, vabbè. Vabbè, tanto non salvo, quindi non me ne faccio niente dei manuali, anche perché forse ne ho già di quelli difensivi. Poi in ogni caso ci sarebbe il bug, famoso bug, se vi ricordate, delle tecniche, che vale, se non sbaglio, anche per i manuali. Se non avete visto, andate a vedervi il video, che è veramente un bug incredibile. Si possono avere tutte le tecniche infinite senza i chat. Poi però purtroppo la cosa è stata corretta con la nuova versione del gioco, quindi probabilmente quando uscirà in Europa sarà già versione corretta, quindi non ci sarà il bug. Comunque per questo video allora direi che è tutto. Non ho saluti da fare. Vi ricordo solo di iscrivervi al canale se non avete già fatto, anche i miei profili Twitter, più in particolare Facebook, perché lì vi aggiorno sulle notizie che riguardano il canale. Se magari ci sono problemi o ritardi a caricare video, vi avviso sempre lì. Trovate in descrizione anche Nintendo Network ID del Miiverse e PlayStation Network ID, nel caso vorreste seguirmi oppure mandarmi una richiesta di amicizia. Io ve le accetto, state tranquilli. Per questo video allora ci vediamo, è tutto. Per questo video allora è tutto, perfetto, neanche la fine riesco a dire. Sono arrivato alla fine tranquillamente, adesso non sbaglio a parlare. Vabbè, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!